Eccoci alla spiegazione della seconda lezione di uncinetto tunisino. In questo caso ci occuperemo di spiegare come si lavora il punto semplice con l'uncinetto tunisino, però in circolo, cioè sfruttando la doppia punta dell'uncinetto stesso. Come si fa? A cosa serve soprattutto? Per esempio, ottimo per la lavorazione di cappelli, senza che ci sia nessuna cucitura. Vedete? La lavorazione è fatta in tondo, in modo molto lineare, senza che si vedano punti di congiunzione. Può essere utilizzata per fare delle borse, per esempio lavorando la base, facciamo finta che questa sia la base, e salendo in verticale. È particolarmente adatto alla lavorazione a più colori. Questo contrasto a me in particolare piace tantissimo. Vi faccio vedere. Allora, come vi ho spiegato, le prime due tipologie di lavorazioni di ferri sono uguali per qualsiasi tipo di lavorazione si voglia fare con l'uncinetto tunisino. Allora, quindi monteremo delle catenelle. Allora, ho preso un ferro troppo grande, ecco qua. Allora, montiamo delle catenelle. Uno. Due, tre, prendiamo un ferro più piccolo, vedete è troppo largo, ecco qua, vedete, il 5 va benissimo. Allora, se no viene veramente troppo grande. Allora, montiamo queste catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Ne monto un po' di più in modo che possa vedersi bene la lavorazione in circolo. Chiudo la prima e l'ultima catenella insieme. Ok, con un punto basso, bassissimo. Ecco, ora entro in ciascuna delle catenelle, come vi ho insegnato, cioè si infila l'uncinetto nella catenella e si tira il punto. Si infila, prendo il filo dietro e lo lavoro. Si infila nella catenella e si tira su. Si infila nella catenella e si tira su. Questo per ciascuno. Naturalmente non riuscirò a montare tutte le catenelle perché avendo un cerchio non riesco a girarlo tutto. Vediamo quante ne ho fatte 20, vediamo quante ne riesco a mettere. Ecco qua. Ok? A questo punto posso già iniziare ad utilizzare l'altro colore. Quindi, non riuscendole a caricare tutte sul ferro perché lavoriamo in circolo, ne ho montate solo 8. Sto lavorando con questa punta e ho montato le mie 8 maglie sul ferro. Che cosa succede? Sposto il lavoro dall'altro lato, quindi sull'altra punta, giro e inizio a lavorare con l'altro filo. Abbiamo deciso di utilizzare quest'altro colore. E quindi scarico. Naturalmente non c'è bisogno di scaricare la prima singolarmente, rimettiamole. Ok, non c'è bisogno di scaricare la prima perché lavorando in circolo ne scarico due alla volta. Due, quindi carico il filo e ne scarico due. Getto il filo e ne scarico due. Allora, getto il filo e ne scarico due. Uso a lasciarmi sempre qualche catenella, vedete le ultime due, perché il lavoro tende ad allargarsi, quindi le ultime due non le lavoro. Ora che cosa succede? Devo caricare il resto delle maglie perché che cosa c'è? Che qua ho fatto solo le catenelle e di qua già ho iniziato la prima parte della lavorazione, quindi dovrò fare il giro dall'altro lato. Quindi mi prendo il mio lavoro, me lo risposto all'altra punta e continuo a caricare le mie catenelle. Le mie catenelle sul ferro, quindi entro, getto il filo e tiro su, entro,
getto il filo e tiro su, entro, getto il filo e tiro su. Anche in questo caso non riuscirò a caricare tante, perché se no inizia a tirare. Ho caricato. Che cosa faccio? Vedete dall'altro lato ho il mio bianco, ora questo mi sarà da guida. Prendo, sposto il lavoro sull'altra punta, giro e incomincio a lavorare l'altro pezzo. Getto il filo e tiro via due, getto il filo e tiro via due, getto il filo e tiro via due. Questo sempre lasciando 2-3 maglie finali libere, non lavorate, perché tende ad allargarsi, vedete? Ora che cosa succede? Il bianco a sinistra. Prendo, devo lavorare il grigio, quindi lo sposto dall'altro lato, mi troverò il grigio a sinistra e continuo a finire il mio ferro. Questa è una lavorazione che viene fatta in circolo, quindi non è che bisogna fermarsi, chiudere il giro. Vi faccio vedere, entro nella catenella e tiro su, entro nella catenella e tiro su ed è finito il mio giro. Ok? Vedete? Entro nell'ultima catenella e tiro su, ho finito il giro, ma non chiudo in alcun modo. Ok? Continuerò a lavorarci dopo e vi farò vedere come. Vedete come sta crescendo? Allora, ho il bianco a destra, me lo devo ritrovare a sinistra per lavorarlo. Via, giro il ferro, getto il filo e prendo 2 catenelle, getto il filo e tiro via 2 catenelle, getto il filo e tiro via 2 catenelle, getto il filo. Ok, ho il bianco a sinistra, devo lavorare il grigio, me lo devo trovare a sinistra, quindi girerò, giro il lavoro, ecco qua, e tiro anche un po' questa maglia che si è allargata. Questi fili penzoloni danno fastidio. Allora, ho il grigio alla mia sinistra. Ora devo lavorare caricando le seconde maglie. E come farò? Come si fa normalmente con l'uncinetto tunisino, punto semplice. Quindi entro nella mia barretta verticale, getto il filo sopra e tiro su. Entro, getto il filo sopra e tiro su. Entro, getto il filo sopra e tiro su. Questo per tutte le catenelle che riesco a montare, per tutte le maglie, perdonatemi, che riesco a montare, che non mi tirano, che comodità, che con comodità riesco. Quindi entro nella barretta, getto il filo su e tiro sul mio ferro. Quando ho caricato un numero sufficiente, perché oltre non posso andare, c'ho il mio bianco che voglio lavorare, per lavorarlo che devo fare? Me lo devo portare a sinistra, quindi sposto, giro la lavorazione e continuo con il mio bel bianco. A fare cosa? A gettare il filo e a tirarne via due. Getto il filo e ne tiro via due. Getto il filo e ne tiro via due. Getto il filo e ne tiro via due. Così fino alla fine, ricordandomi sempre di tenerne per comodità un paio non lavorate. Ora devo lavorare la parte grigia. Grigio ce l'ho a destra, lo sposto, giro e continuo a caricare le mie maglie sul ferro, entrando nella barretta verticale davanti che c'ho sul mio davanti e lavorando la maglia lasciandola sul ferro. Ok, ne montiamo un certo numero. Ok, ora non riesco più a montarne, tiro il lavoro dall'altro lato, giro e mi trovo il bianco a sinistra, getto il filo e tiro via due.
E questo così, questa lavorazione a spirale, diciamo, fino al punto che mi interessa. Ecco, ora devo lavorare le mie maglie, giro il lavoro e mi sposto il grigio sulla sinistra per montare le altre maglie. È finito un altro giro, vedete? Che cosa succede? Che io vado oltre, prendendo la barretta nel prossimo giro, senza alcun problema, senza fermare il lavoro, senza creare delle maglie di congiunzione. Si lavora a spirale. Ecco qua, ne ho montate anche troppe. A posto. Giro, ecco qua. Il lavoro dall'altro lato, mi devo sempre trovare il filo da lavorare a sinistra. E scarico, scarico, 2, 2, 2. Ora vi faccio vedere come sta venendo. Ok, vado un po' avanti col lavoro per farvi vedere poi come si fanno le riduzioni per fare il cappello, perché con il cappello lavoreremo lo stesso numero di maglie per un certo numero di giri e poi inizieremo a ridurre. E vi dirò anche per una misura media da adulto quanti giri lavorare con lo stesso ferro e come ridurre. Ci vediamo al lavoro avanzato. Ecco, sono andata un po' avanti col lavoro, ho seguito qualche altro giro per farvi vedere l'effetto. Quindi abbiamo la parte verticale, le striscette verticali che sono grigie e la parte orizzontale che è bianca. Lavorando al contrario, cioè montando il bianco sul ferro, ci troveremo il bianco in verticale e il grigio in orizzontale. Ora vi insegno come fare per ridurre il numero di maglie. Allora, nel caso in cui noi vogliamo ridurre, allora facciamo il caso, l'esempio di un cappello per un adulto. Con questo tipo di lana che ho montato, questo qua del cappello che ho montato su un uncinetto 10, ho caricato 60 maglie. Fate conto che si misura la circonferenza della testa e quindi si fa un numero di catenelle pari per arrivare alla circonferenza della testa. Nella lavorazione, mano a mano, diciamo che si lavora, il lavoro tende un po' ad allargarsi, quindi se voi contate un numero di catenelle pari a 60 centimetri, riducete di un paio di centimetri perché mano a mano il lavoro si allarga e quindi vi troverete poi, se fate 60 centimetri di catenella, se la circonferenza è 60, se la circonferenza della testa è 53, dovete fare per esempio 51 catenelle, 51 centimetri di catenella. Scusate, facciamo il caso in cui abbiamo finito la lavorazione verticale e vogliamo ridurre. Che cosa succede? Che invece di entrare in una asticella verticale, entrerò in due asticelle. Ok? Ma questo ve lo farò vedere dopo. Ecco qua. Anzi, ve lo faccio vedere subito. Entriamo in due, prendo il filo e lavoro le due maglie contemporaneamente. Poi vado avanti e carico una sola e ne lavoro una. Scarichiamo, così vi faccio vedere come si fa. Lo scarico è sempre uguale. Sempre si getta il filo e si tirano a due. Getto il filo e si tirano via a due a due. Allora. Continuo a caricare il grigio, monto, entro e monto con il gettato, entro e monto. Se voglio ridurre, entro in due e getto il filo e tiro via tutte e due. Poi continuo con una sola. Ok? Quando scarico, giro. Mi trovo il colore che voglio lavorare a sinistra e scarico. In questo modo riduco il numero delle maglie che caricherò. Vedete già si sta stringendo?
Quindi ho lavorato 2, si forma questa V qui e anche in precedenza. Dove sei? Dove sei? Ce ne devono essere una, eccola qua. E la V mi sta a indicare che da 2 asticelle verticali ne è uscita fuori una. Naturalmente questo tipo di conteggio non si fa ad occhio, ma per dare un valore estetico piacevole è necessario calcolare quanto bisogna ridurre. Allora, vedete, questa è una V. La V ha generato una sola asticella. Questa V ha generato una sola asticella. Allora, nella prossima lezione ci occuperemo di capire come creare proprio un vero cappello. Quindi spiegheremo nuovamente la lavorazione in circolo con le riduzioni e vi darò le misure esatte che comunque dovrete poi testare a seconda dell'uncinetto utilizzato, a seconda del filato utilizzato, sulle reali dimensioni della testa, ma cercherò di darvi delle dritte che vi permettano di arrivare facilmente ad un lavoro compiuto. Ci vediamo alla prossima lezione.